I numeri, signori, non dicono bugie, non sono né di destra né di sinistra. Sono entrati 127.207 migranti. In tutto l'anno passato sono stati 66.237, cioè si è raddoppiato. Nel prossimo futuro aumenterà ancora. Perché? Perché anche qui la demografia è una scienza, la statistica è una scienza. Nel 2050, voi vedrete quell'anno, soltanto la Nigeria avrà un numero complessivo di uomini e di donne pari a tutti i paesi dell'Unione Europea. Solo la Nigeria. Quale Stato da solo può pensare con una legge nazionale di fronteggiare un fenomeno di questo genere e di ottenere quello che è l'obiettivo di tutti, vale a dire governare il fenomeno, rallentare il flusso, selezionare coloro che devono entrare, preoccuparsi una volta entrati col permesso di che cosa fanno, quindi come vivono, e come riuscire davvero a integrarli. Il governo italiano sta facendo tutto quello che può e lo sta facendo bene, perché qual è il chiodo fisso di tutti gli interventi di Giorgia Meloni? Dobbiamo agire A, in sede europea, B, dobbiamo agire con un rapporto diretto e proficuo con i paesi da cui partono i migranti. Accanto alle buone intenzioni, i fatti sono drammaticamente pochi. E perché sono pochi? Innanzitutto perché c'è un'architettura istituzionale europea che, se la legge poi si fine datata, quella è addirittura preistorica, una parte dell'architettura. Sapete chi lo ha detto recentemente, insospettabile? Il presidente Mattarella, che ha detto il trattato di Dublino è preistorico. Continuare a dire il trattato di Dublino va modificato, lo dicono ormai tutti. Modificarlo per davvero è di fatto impossibile con l'attuale architettura istituzionale europea. Perché? Perché i trattati vengono approvati soltanto se c'è l'unanimità degli Stati membri. Non tutti sanno, perché forse è un po' tecnica la questione, che anche la recente polemica con la Germania e il ruolo dell'ONU deriva, da parte italiana, dalla persistenza in essere del trattato di Dublino. Le ONG svolgono un'opera meritoria, poi raccolgono solo il 5-8% dei migranti. Non si può essere contrari al dovere di salvare chi rischia la pelle in mano. Quando il ministro Tajani ha detto, qualcuno si è scandalizzato, è una rappresaglia, ma quando mai? Ha detto una cosa che personalmente condivido in pieno, non solo da ex ministro degli esteri. Una bandiera, una nave batte la bandiera di uno Stato? È evidente che quella nave, che adempia di un dovere etico di sottrarre al rischio della morte o comunque di salvare da un naufragio certo un migrante, lo porta nello Stato di cui quella nave batte la bandiera.